Messi me al área, área, Messi, métete, Messi, gol, gol. Da Radio Barza Italia, questa è l'unica trasmissione radiofonica che parla del Football Club Barcelona, prodotta e gestita dalla Pegna Bloggera di Roma, l'unico fan club ufficiale di Roma e del Centro Sud. Maxi Morgante che vi parla e con me non poteva mancare Stefano Rizzo. Ciao Maxi e ciao a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, con noi è tornato il periodista argentino, ma è più italiano di noi, poi alla fine. <ride> Alberto El Flaco Polinori. Hola, salve a tutti gli ascoltatori di Radio Barça Italia. Molto bene. Ciao Alberto. Allora, 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 allora puntata, puntata importante anche eh, Stefano di riflessione su quello che sta, sì. che sta, che sta accadendo. Che, che e, è, e di quello che è successo. E di quello che è successo, esattamente. Eh, partendo, partendo ovviamente da, dal Barça, dalla Liga, i sorteggi di Champions, ma anche dando uno sguardo Tanta a quello, al fuoco. quello che è stato il, eh, che, che sono i campionati, i campionati eh, del resto d'Europa. Allora, e eh, sabato eh, allo stadio il Reino de Navarra l'hanno detto. Nomina... Nominato storicamente il Sadar, El Sadar. Di, di Pamplona sabato alle 13 si è giocato a Osasuna a Barcellona, valevole per la valevole per la, la la esattamente eravamo alla adesso ve lo dico la puntata la sedicesima esattamente la sedicesima. della della liga spagnola, sedicesima giornata il Barça ha vinto 3 a 0 con le reti eh, di, eh, di lui eh, de, 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 esattamente dell'Uru del de Ciarrua che de, de, de Charrua, che ha aperto, ha aperto la, la classifica, il tabellino dei marcatori al 59 e poi due gol di Leo, due gol di Messi. Eh, un secondo due, ca due capolavori. Una cosa fenomenale, fantastica. Ha messo a sedere tutta la difesa: tutta, tutta la difesa e il portiere. <ride> e tutti e, e due i gol, i primi due gol del Ciarrua e di, di Leo, sono su assist di Jordi Alba, Barza che ha giocato una partita. Poi eh, vi, vi diremo. La, nella conferenza stampa, le parole di Luis Enrique. Il che, charrua è Luis Suarez, per chi non lo sapesse. Esattamente, <ride> sì, il charrua è Luis Suarez. Vi spiego perché, eh, vai, perché Alberto, le giusto, dicono <ride> agli uruguayani charruas, perché in, in quella zona eh, eh, c'erano anticamente eh, eh, insediati gli indios charruas, da lì viene. Esatto, esattamente, esattamente. Sì, mi che sì, 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 che l'avevi detto e allora perciò le dicono agli uruguayani a Nice Ruas esatto. l'altra volta. È vero, adesso mi sono ricordato. Sono arrivate delle mail eh. con scritto proprio il fatto del Real Madrid. Come mai chiamate Madrid? A volte alcuni tifosi non capiscono perché eh. in Italia è vero, c'è più l'usanza di, di chiamare Real. Real. Allora la... bravo, invece... Stefano, la spieghiamo questa cosa esatto. allora. Eh, e giustamente ci ascoltano sia tutti i tifosi del Barcellona ma anche i non tifosi del Barcellona appassionati di calcio estero ormai siamo in sei stazioni radiofoniche, radiofoniche. quindi, mm, quindi esatto. mi sembra giusto eh, come dice il buon Stefano Rizzo di, eh, no, spiegare, riporto, esatto, spiegare questa cosa allora eh, Madrid in, in Spagna il, il Madrid, il Madrid è il Real Madrid la Real è la Real Sociedad di San Sebastian nei Paesi Baschi. Perché? Perché la Real, la Real Sociedad è stata la prima squadra, il primo club a poter usufruire del nome Reale Real. che veniva donato dall'allora re Alfonso XIII, eh, parliamo degli inizi de del Novecento ovviamente, e eh, questa, questa dicitura, la prima squadra, la ebbe, il primo club lo ebbe appunto la, eh, la Sociedad di eh, San Sebastian proprio perché eh, Alfonso XIII era un, un monarca appassionato di calcio, di football e eh, passava eh, gran parte delle sue vacanze invernali ed estive a San Sebastian, San Sebastian. E, quindi, e quindi era molto diciamo, appassionato della, della Real Sociedad ecco, stata, per questo viene chiamata la Real eh, sarebbe un po' complicato per gli spagnoli eh, diciamo individuare quale, qual è la reale se più della metà dei club hanno questa denominazione. Quindi Madrid è Madrid, è il Real Madrid è il Madrid anche perché nasce inizialmente, nasce appunto come Madrid Club de Football, poi viene chiamato reale e poi durante eh, il periodo della Repubblica eh, viene tolta la denominazione reale e quindi torna a essere Madrid Club de Football. Mentre l'Atletico Madrid è denominato Atleti, Atleti perché è atletico mentre eh, atletico. Eh, il Bilbao è denominato Athletic Club Athletic perché Atletic non è né basco né spagnolo, ma è britannico, è inglese esatto. Perché è stato fondato l'Athletic Club anche da britannici. Club ecco questo è importante. Il Real Saragozza è, Saragozza, il Real Saragozza è il Saragozza, è il Saragozza, Saragozza perché sì. come ho detto, sarebbe complicato. Chiamare tutti Real tutti perché più della metà dei club spagnoli hanno questa denominazione, appunto. Cioè. Per questo si chiama La Real, la prima il primo club che ha avuto questo, questo, questa denominazione. però invece, poi dopo qui in Italia si chiama, si, si nomina più Real. Real Madrid. Come, Madrid esatto. Guarda, più... per esempio, Stefano, eh, eh, gli spagnoli fanno una cosa simile con la Fiorentina perché noi la chiamiamo la viola la ma fiore. loro la chiamano la fiore la però. fiore <ride> e quindi cosa che per noi è, non, non si capisce Poco. molto ecco quindi, quindi anche, anche questo è, denomina un po' queste cose però è così in Italia eh, siamo abituati a sentir dire il real che è definito il real Madrid mm. e in Spagna a noi ci viene spontaneo eh, insomma invece dire Madrid eh, intesa appunto come Real Madrid ma si può dire direttamente il Real Madrid <ride> e risolvi il problema e risolvi, il problema. E risolvi il problema. Eh, bravo, bravo Alberto allora eh, avevamo detto che a Pamplona sul campo dello Sasuna appunto il Barça ha vinto 3 a 0 con i due gol de, de, di Leo e il gol di, di Luis Suarez ha fatto una partita eh, splendida anche se il primo tempo era finito 0 a 0 primo tempo... eh, ma, ma insomma Cuando he visto cuando he visto la defensa a seis que ya los Asuna y eh. eh, eh, que la, la pala no volvía a entrar digo mamma mía digo no es que diventa como el Málaga ¿no? Como la partida Exacto. del Málaga. Ma, del Málaga mancaba mancaba si al Charruá y si al Leo. Sí, pero pero ya ya la partida Si vedeva che è impostata in un'altra maniera, no? esattamente, esattamente. La partita era impostata come dice Alberto in un'altra maniera. E c'è stato un grandissimo primo tempo dove il Barça ha sbagliato troppi, troppi, gol. Ma è stato bravo il portiere, molta sfortuna perché il palo di, di Suarez è, il palo... ha obbligato a Poi, poi alcuni lavori clamorosi da parte sia di Suarez che di Messi nel primo esatto, tempo. Poi, poi fatti, e e, e, e un altro di Suarez che, che ha. Che ha sfiorato il palo pure. Esatto, esatto, esatto. Ha sfiorato il palo, ha tirato anche tiri di Ardaturan, eh, Gomes, il tiro di Messi, quello che l'ha coperto il portiere. Esattamente, quindi ci sono state veramente eh, tante, esempio, tante occasioni. Una sola, diciamo, un'azione un capitata all'Osasuna su un tiro in diagonale dove Riera non è arrivato e poi a inizio del ini, no. contotempo una grandissima giocata del, dell'ex capocannoniere della seconda, della seconda divisione spagnola eh, della, della passata della passata edizione che con un'azione bellissima con un tiro bellissimo eh, è riuscito, ha colpito la, eh, la traversa proprio lì eh, Sergio Leon Sergio Leon esattamente ha colpito, ha colpito la traversa, Pur, traversa pure eh, nel primo tempo all'inizio all'inizio sì. eh, eh, Sergio Leon ha fatto una scappata che poi è arrivato Piquet e l'ha mandato al Ma infatti eh, poi sì. Luis Serighe ne nominerà queste, queste due occasioni proprio per ricordare quello che, 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 che le, luni, le uniche due occasioni che il Barça rischiava di, di prendere gol. Sì, se, se, sempre con una scappata di Sergio Leon. Sempre. Esatto, perché è il giocatore comunque migliore sì, della, squadra, sì, della, squadra, sì, della, squadra, della squadra. Evidentemente. Navarra. E, e poi la sera è successo quello che nessuno si aspettava, cioè che il Madrid doveva passeggiare sul, sul, sul Deportivo, la Corugna, anche se Però il Deportivo veniva da un 5 a 1, mi sembra. Rifilato al Real Sociedad. Appunto. Esattamente al veniva e... Almeno con, con sì, la morale alta sì, esatto. era passato in vantaggio al cinquantesimo con il gol di Alvaro Morato. Cioè, pensavano tutti. Eh. invece in due minuti. A me andava eh, bene anche il io... pareggio. Comunque, ho eh sì. io Selu eh, tra il 63esimo e il 65esimo ribalta la partita, poi eh, un gol. Un gol, di, eh, un gol che è arrivato all'84, all un po' così, Mariano Dias. Eh, buttato nella mischia. Nella mischia da, Zidane. da Zidane. Proprio la fortuna di, di Zidane è incalcolabile. Anche lui, lui stesso l'ha messo. Sì, sì. E poi ti aspetti quello che non ti aspetti. All'88, eh, Sergio Ramos doveva essere espulso. Per un'entrata uh, un a gioco fermo, uh, non si è capito bene se ha lanciato un, un colpo, un cazzotto, una spinta sì. in una mischia sì. uh, nell'area nell piccola del portiere eh, della, della, della porta de, 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 dei Gallegos, de, dei galiziani, e poi al 92esimo, però è un errore clamoroso eh, da parte sì. della difesa. Sì, errore clamoroso. però per Deportiva La Corugna. Addirittura io ho visto la partita in TV, e visto ormai siamo tutti un po'. Eh, cioè abbiamo tutti i radar quando c'è un calcio d'angolo, puntiamo tutti i radar addosso a Sergio Ramos quando c'è qualche calcio d'angolo oltre il 90 minuto. Certo. Perciò le telecamere stavano riprendendo proprio Sergio Ramos prima che battesse il calcio d'angolo, il, <ride> il giocatore del Real Madrid. E poi dopo è stato incredibile che invece è, lasciato, è stato lasciato completamente solo Sergio Ramos. Questo è incredibile, proprio. il. Era il... completamente solo. Sì, no, era completamente solo, però insomma... Puoi stare anche completamente solo. Però a volte si criticano tanto le difese italiane, che facciamo troppo catenaccio, troppo, troppa difesa, però in alcuni frangenti ci vuole. Nel senso, Una situazione del genere, comunque il Deportivo La Corugna portava via un punto su un campo difficilissimo. Lì l'allenatore doveva piazzarli 2-3 addosso a Sergio Ramos. Sì evidentemente eh, parliamo di un'altra cosa il no, palo il... volevo, volevo dire che le dichiarazioni di Garritano ah, okay. dell'allenatore del Deportivo La Corugna che ha okay. detto quando ho visto 5 minuti di recupero per questo, eh, questa partita sì. dove non c'era proprio bisogno. Eh, dai, Ho capito che doveva finire eh, così e che stavano, aspe stavano aspettando solo che marcava, che segnava il Real Madrid. Però tutto, eh. giu tutto giusto per me, però non puoi lasciare esagerare. così sì, lì, Lo però. so, Stefano, io sono eh, d'accordo Perché con poi te, dopo che se ti lo... anticipa. Allora, col Barcellona è successo che comunque eh, ha bruciato eh, mascherato. Sì, no, non lo puoi no, lasciare. No, però invece solo in quella maniera è scandaloso. Proprio. Lasciarlo no. solo in quella maniera è stata una cosa scandalosa. Beh, è, succede. Poi non doveva starci perché doveva essere espulso. I minuti erano eccessivi di recupero. Tutto vero. Eh, sì, sì, tutto quello che. Però. C'è pure la parte del Deportivo La Corugna la deve fare, pure il Deportivo La Corugna deve fare mia colpa. Sì, sì, perché lì, lì è doveva avere almeno due tipi esatto, intorno esatto esatto liberissimo almeno. di schiacciare il rete eh, lo so lo so, lo so, lo so. Però, certo. però 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 eh, torniamo sempre lì, tra la fortuna sì, sì, e è un, mix, eh, un mix e certi aiuti perché Sergio Ramos se, se non se era stato giustamente spunto. Ma io questo lo, lo scrivo da anni, certo. che poi qui in Italia invece tutto ciò avviene con la Juventus, che magari a volte gli arbitri sorvono su alcune situazioni, e poi dopo però c'è pure il merito della Juventus che riesce esatto, a segnare Come tesi, merito il merito, appunto, del, del Real Madrid. Madrid è veramente un mix Al no, no, che è dicevi... un, un bravo calciatore nessuno può negare eh, scusa. non un fenomeno in fase difensiva secondo me no assolutamente ovviamente gli spagnoli i spagnolisti stanno facendo del tutto ieri Marca è uscito con una notizia dicendo che il miglior difensore di tutti i tempi <ride> <ride> Io vorrei sapere Franz Beckenbauer o Franco Baresi eh, anche oh, Paolo, Maldini. Paolo Maldini, Alessandro Nesta Perfumo. Cannavaro Perfumo. Perfumo che era nel centrale dell'Argentina nel mia. mondiale del 66. Eh, no, so Bobby Moore. Non diciamo eresie cioè, veramente, ragazzi? Passarella, passarella, <ride> esattamente. <ride> insomma, troppi dire. ce ne sono stati. Walter eh. Samuel eh, Bob Samuels. Sì, Bobby eh. Moore, sì, sì, l'ho ah, detto. Bobby eh. Moore, veramente. Ah, Qu questo giocare. è il migliore, mamma mia! Come sarà il peggiore? Allora. <ride> va bene, va bene. Va bene. Insomma, questo, questo è qua Allora, prima di andare, di andare nella, nella prima pausa che ci abbiamo, eh, io eh, insomma, adesso dopo parliamo di un. Eh,